Mauro Bertini, qual è il ruolo dell'Altra Marano in Consiglio Comunale? Noi abbiamo avuto un incarico dall'elettorato di Marano che è stato quello di essere non al governo della città, ma a fianco al governo della città per tutelare gli interessi della città. E questo è il ruolo che prendiamo volentieri, che andremo ad assumere anche con grande responsabilità e saremo a fianco dell'amministrazione. Questo non significa che siamo il puntello dell'amministrazione. Noi non andiamo in rotta di collisione con l'amministrazione per principio preso. E vigiliamo perché l'amministrazione abbia un programma, perché quel programma lo realizzi se è un programma che va nell'interesse della città e siamo anche capaci di essere duri nell'ipotesi in cui questo non succeda. Ho detto e ripeto che io ho nei confronti della persona Rodolfo Visconti una stima reale e anche un'amicizia e affetto, se vogliamo. Però continuo ad avere i miei dubbi sulla sua abilità e sulle sue capacità. Quindi, A no, questo quindi sì. non sarete propositivi, se ho capito bene. Noi saremo un'opposizione responsabile, abbiamo detto. Adesso però la città ha chiesto a Rodolfo di governare, noi gli consentiamo di governare. Nel senso che noi non gli metteremo lo sgambetto, vada avanti con le gambe sue finché ci riesce, quando non ci riesce, insomma, getti la spugna, saremo in grado di riprendere noi, insomma, il nostro ruolo anche di governo. La nostra posizione, mi sembra sia stata più di una volta chiarita, non è quella che abbiamo avuto nei confronti di Riccardo. Riccardo era il male assoluto e abbiamo lavorato perché se ne andasse, ci siamo riusciti. Purtroppo se n'è andato malamente, ha prodotto guai, anche la sua uscita di scena ha prodotto guai come un commissariamento troppo lungo e affidato a persone sbagliate. Noi con Rodolfo avremo sicuramente un rapporto leale, Quindi ma è tutto rigoroso, chiaro. insomma. Noi non proporremo cose a Rodolfo, faccio un esempio perché ci si capisca. Se fossimo andati noi al governo avremmo trovato una soluzione per la refezione. E questa cosa mi avrebbe fatto piacere che l'avesse fatta sua anche la nuova amministrazione, che però in effetti ha già dichiarato che siccome le mamme hanno trovato una soluzione, lui si sente esentato dal trovarla. Un sindaco che sta dalla parte del popolo non è mai esentato. Perfetto, allora al di là dell'astensionismo, il dato oggettivo che è uscito fuori da questa tornata elettorale è che l'Altra Marano è il secondo partito cittadino. Come intendete organizzarvi? Beh, insomma, è un dato importante, non possiamo a questo punto deludere o nemmeno venir meno a quello che significa questo dato, significa una bella responsabilità. Quindi l'Altra Marano si riorganizza, riprende vigore, si fa sicuramente promotore di iniziative perché si venga a ricucire il rapporto fra la politica e la popolazione, perché questo è il dramma della città, noi non ne parliamo, ma il vero dramma della città è che 40, 33.000, 34.000 persone non sono andate a votare perché non hanno fiducia nella classe politica maranese. Noi cercheremo di recuperare questa fiducia e avremo sicuramente un ruolo in città, un ruolo importante anche per delle iniziative alle quali stiamo mettendo mano che riteniamo possano darci una funzione cardine all'interno della crescita del senso democratico della città.